Oilala, ciao a tutti, bentornati, io sono Diego che da 3 settimane indossa il Redmi Watch 2 Lite di Xiaomi. In questo video vi dico cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto di questo orologio, lo vediamo poi insieme tutto fra 3 secondi. E nella confezione cartonata vi arrivano l'orologio, il manualetto, anche in italiano, il cavetto USB per ricaricare l'orologio che è magnetico, basta. Questo è l'orologio, ma adesso cambio inquadratura così ve lo mostro meglio. Allora, intanto così è come mi sta al polso. 35 mm, 40 mm per circa uno spessore di 10 mm, 1 cm. La cinghietta è larga 2 cm, silicone molto morbido, molto gradevole, devo dire, veramente mi è piaciuta la cinghietta. Peccato però che sull'asolina qui sotto non ci hanno messo il dentino. E questo cosa comporta? Che ogni mattina mi trovo questa asoletta, me la trovo su qui, e mi trovo tutta la parte eccedente della cinghietta molle, così che sbattocchia. Comunque va detto che la cinghietta non è particolarmente lunga. Adesso io l'ho messo molto molto stretto, ma il cinturino non è esageratamente lungo. Comunque cinghietta da parte mia promossa. Il cinturino è attaccato alla cassa dell'orologio. Qui dentro escono dalla cassa dell'orologio 2 pezzettini di plastica, quindi la parte, come vedete, la parte che esce dall'orologio è rigida. Questo a mio avviso può essere un contro, perché le cinghiette non sono di quelle universali, quindi dovrete comprare assolutamente quelle nate per questo orologio quando le dovrete cambiare, però a livello di indossabilità a me piace parecchio, perché me lo fa stare più comodo, evita che gironzoli per il polso, specialmente se lo tenete un po' molle. Nella parte inferiore ci sono i vari sensori, che sono qui nel centro, nonché i 2 contattini per la ricarica che, come vi ho detto, è di tipo magnetico. La cassa è in plastica, una plastica devo dire abbastanza buona, mi piace come materiale in generale, tutti i materiali usati sono buoni, anche il vetro che ho urtato un po' di volte addosso a qualche elemento contundente non si è affatto segnato, quindi ripeto, materiali sicuramente che mi piacciono e di prima qualità. Sul fianco destro c'è l'unico tasto fisico di tutto l'orologio, eccolo qua, un po' forma allungata, e premendolo si accende il display. Display che comunque dall'impostazione sull'applicazione del telefono si può abilitare che si accenda anche con il doppio tap. Display di tipo TFT, 360x320 la risoluzione, colori che mi piacciono parecchio, l'orologio risulta ben visibile anche sotto la luce del sole. Non pensavo, ma in effetti si vede bene anche sotto al sole, questo comunque con luminosità al massimo. Io ho impostato la luminosità a 5 per riuscire a vederlo bene anche sotto al sole. Quindi con un tap sul tasto destro si accende il display e con un altro tap si accede a quello che è il menu delle applicazioni che ci sono installate, cioè delle funzionalità dell'orologio. Ve le mostro in rapidissimamente. La prima icona è quella per abilitare la registrazione di un'attività sportiva, la seconda è un riepilogo delle attività svolte tra quelle registrate. La terza icona è quella delle attività giornaliere, cioè di quanto si è fatto al giorno. Poi c'è la frequenza cardiaca che io ho impostato con rilevazione continua, l'ossigenazione del sangue, il sonno, quindi come si è dormito la notte, lo stress che viene misurato solamente durante la notte, la respirazione, possiamo abilitare un ciclo di respirazione suggerito che serve a tranquillizzarci. Per le donne c'è anche il monitor del loro ciclo mestruale, poi c'è il meteo con tutte le informazioni relative, la musica, gestiamo la musica residente nel telefono, attenzione che questo orologio non ha memoria interna, non si possono installare applicazioni e non possiamo nemmeno caricarci musica. L'applicazione fotocamera per far scattare le foto da remoto del telefono, le sveglie, che ovviamente non c'è cicalino ma sono solo a vibrazione, cronometro, la modalità timer che è personalizzabile, la bussola, le notifiche se ne abbiamo, il trova telefono, premendo questo l'orologio ci dice dove è il telefono, in pratica lo fa squillare, la modalità torcia che accende la luminosità al massimo del display e quindi possiamo illuminare l'ambiente, e poi si va
alle impostazioni che hanno i quadranti. Qui possiamo scegliere tra una pletora di circa un centinaio di quadranti, un po' sono presenti nel telefono, un po' li cambiamo dall'applicazione. Io ho lasciato quello di default e fra poco vi dico il perché. Poi c'è la luminosità, come vi ho detto i 5 livelli, io la lascio a 5. Il non disturbare, che possiamo programmare in modo che l'orologio non dia fastidio quando appunto è nella modalità non disturbare. Le impostazioni di allenamento, perché questo orologio può rilevare in autonomia se stiamo correndo o camminando, e qui abilitiamo appunto che riconosca queste due cose. La possibilità di bloccare lo schermo con un pin, il promemoria di disconnessione Bluetooth se per esempio lasciamo il telefono a casa e usciamo appena stiamo salendo in macchina, o comunque siamo oltre i 10-15 metri, l'orologio vibra e ci dice che si è sconnesso dal Bluetooth. Display, abbiamo il blocco automatico, cioè quanto tempo resta acceso il display per poi spegnere. La possibilità di spegnere il display mettendoci sopra il palmo e appunto la possibilità di abilitare l'accensione del display con il doppio tap. Da qui si gestisce la vibrazione forte o predefinita, io ho lasciato predefinita, le impostazioni di sistema per fare via via spegnimento e ripristino e le varie informazioni sull'orologio. Queste sono le applicazioni che sono installate. Facendo uno swipe dall'alto verso il basso invece vediamo le notifiche, facendo uno swipe dal basso verso l'alto invece abbiamo la modalità di praticamente le scorciatoie. Qui possiamo abilitare la modalità non disturbare temporanea, cioè se stiamo entrando in una riunione possiamo dire per 30 minuti orologio non mi allertare di niente, non mi mandare notifiche, non far niente, stai zitto. E la seconda icona è quella che attiva o meno l'accensione del display con la rotazione del polso. Da qui abbiamo una scorciatoia per le sveglie, qui abbiamo come già visto la torcia. Qui abbiamo la possibilità di lasciare sempre il display acceso per un certo tempo. Io adesso lo lascio così, abbiamo 5 minuti di display sempre acceso. E poi si ritorna comunque alla scorciatoia delle impostazioni generali. Dalla home page, andando verso destra o verso sinistra, si hanno le varie informazioni giornaliere registrate in tempo reale. Quindi abbiamo il battito cardiaco, abbiamo l'ossigenazione, con la quale possiamo anche dire di fare la rilevazione in tempo reale. Il meteo, come abbiamo già visto, abbiamo il widget che ci dice cosa stiamo facendo durante il giorno, quante calorie passi che abbiamo fatto e appunto il riepilogo del sonno. Infine a destra ritroviamo la modalità stress, che comunque non fa niente durante il giorno perché lo rileva durante il sonno. Vi mostro un po' in dettaglio le attività sportive, perché questo orologio è dotato di GPS integrato. È una cosa molto buona perché vi consente di lasciare a casa il telefono se andate a fare attività sportive, perché vi registra praticamente i vostri spostamenti. Per quanto mi riguarda devo dire che il GPS è fulmineo, si attacca molto molto velocemente, però non è così preciso, ogni tanto lui sbrocca. Diciamo che magari vedete durante il percorso che può esserci uno spike, un piccolo movimento verso destra per poi tornare dove eravate nella vostra linea del vostro percorso, insomma ogni tanto prende e se ne va. Comunque diciamo che non è un orologio professionale, siamo veramente su un orologio molto basico ed è già un bene che sia dotato di GPS. Vi faccio vedere ad esempio se attivo la modalità di corsa all'aperto. Vedete, il GPS ha già preso il segnale, sono al chiuso in un sottotetto e ha già preso 3 tacche. Io qui posso dire go, l'orologio comincia il conto alla rovescia e appunto mi monitora la mia attività sportiva, quindi la distanza che ho fatto, la frequenza cardiaca, il passo, e tutte queste informazioni poi vengono sincronizzate sull'applicazione sul telefono attraverso il Bluetooth. L'applicazione è quella di Xiaomi ed è fatta praticamente molto bene, se non l'avete mai vista è una buona applicazione. Comunque vi faccio vedere che ci sono un sacco di attività monitorabili, qua ne mostra un po', ma ce ne sono molte altre di attivabili attraverso l'applicazione, quindi da questo punto di vista veramente molto completo. Vi faccio vedere, anzi, dato che sono qui, qualche altro screen di qualche altra videata, insomma di home page che possiamo settare sull'orologio, ce ne sono di molto carine tra l'altro. Questa è una di quelle che ho usato parecchio in questi giorni, ma alla fine riguardo questo vi devo parlare appunto delle schermate della home page. Perché motivo? Perché ho notato una cosa, ed è un po' quello che è un po' il difetto di questo orologio, che non è, cioè il suo forte non è la rapidità nell'accensione del display. Questo sia quando ruotiamo il polso, cioè adesso io vi faccio vedere che spengo
che lascio che si spenga il display dell'orologio, se io ruoto il polso, vedete che non è così istantaneo nell'accensione dello schermo. Idem per le notifiche, diciamo che ci impiega quel mezzo secondo di troppo ad attivare lo schermo. Perché questo è relativo alla schermata di home page, insomma della watch faces che è installata? Perché ho notato che con qualche watch faces l'orologio rallenta di più questo fatto di accendere il display. Quindi questa qui mi sembra quella ottimizzata meglio. Diciamo che fondamentalmente questo orologio pecca per quanto riguarda un po' forse di ottimizzazione del software interno, perché appunto, come anche vedete, è un po' impastato nei movimenti, non è particolarmente fluido come ci si potrebbe aspettare. E questo peggiora un po' se andiamo a installare, a mettere nella home page dell'orologio qualche watch faces in particolare. Quindi qua si va un po' a intuito, si prova e si vede quello che accade. Comunque, dopo che si è svolta un'attività sportiva, questa viene registrata qui nel riepilogo delle attività. Io ad esempio vi faccio vedere questa passeggiata qui, lui ti mostra quello che hai fatto, la durata della passeggiata, il tempo, le calorie totali che hai consumato, le statistiche. Vedete che non è così, il software non è proprio perfetto, secondo me necessita di qualche aggiornamento per quanto riguarda il suo firmware, perché secondo me non è ottimizzato come dovrebbe. La frequenza cardiaca, anche questa viene rilevata, sì, ma ogni tanto ha degli sbalzi. Diciamo che se siete fermi o comunque non correte come dei forsennati, ve la rileva anche abbastanza bene. Se però avete un passo molto svelto e l'orologio non sta ben aderente al polso, può dare dei risultati un po' sballati. Poi ulteriori dettagli su queste attività sportive che voi avete registrato manualmente le potete vedere nell'applicazione, e vediamola un attimino questa applicazione per il telefono. Si chiama ovviamente Xiaomi Wear, eccola qua, facilmente installabile. Attenzione che se fate la scansione del QR code c'è un'applicazione presente nel Play Store che è in italiano ma non è l'ultimissima aggiornata di Xiaomi. Io ho quella in inglese scaricata dal loro sito e è in inglese appunto, però è una versione successiva e quindi hanno già risolto qualche bug. A mio avviso, se sapete un po' l'inglese, prendetevi questa. La prima schermata vi mostra quelle che sono il riepilogo delle vostre attività, le passeggiate, il sonno eccetera, e poi cliccando ognuno di questi widget potete avere il dettaglio del cuore. Potete fare per settimana, per giorno, per mese, insomma avete tutti i vostri dati a disposizione. Andando nel workout history sono le attività sportive registrate, come vi dicevo prima, e qui potete vedere anche la mappa. Ecco, questo è un problema di questa in inglese, però, perché non vi mostra la vista satellite, vi registra il percorso ma non c'è modo di fargli vedere la mappa, non so come mai. Comunque vi mostra la cadenza, la cadenza del battito cardiaco, la cadenza dei passi, tutto quello che è successo in pratica durante la vostra attività sportiva, e tutto questo registrato attraverso il GPS dell'orologio. Quindi non è necessario, ripeto, avere il telefono in tasca, e questa è una cosa che tutto sommato ritengo sia molto interessante. Anche dal telefono possiamo abilitare i workout, quindi possiamo farlo dall'orologio ma anche direttamente dal telefono. Se ce l'abbiamo in tasca possiamo far partire l'attività sportiva, che quindi viene aggiornata in tempo reale sia sull'orologio sia sul telefono, che ci parla un bellissimo giapponese o cinese che sia, non lo so. Comunque qui possiamo scegliere tra le varie attività che vogliamo fare, insomma tante belle cose fattibili anche sul telefono, tra i quali ovviamente anche installare le watch faces, e ce ne sono veramente parecchie e molte anche di carine, devo ammettere. Parliamo di performance della batteria, con tutto abilitato, rilevazioni continue di, per quanto possibile, insomma per quanto possa fare, alcune hanno intervalli di mezz'ora di sangue, battito cardiaco, il doppio tap per lo schermo, insomma tutto quello che c'è di possibile e immaginabile. Io ho fatto 5 giorni, praticamente durante queste 3 settimane l'ho ricaricato 3-4 volte, quindi al massimo, cioè il minimo che si può fare con questo orologio è di 5 giorni. Se ovviamente disabilitate qualche rilevazione e qualche funzionalità si può allungare, loro dichiarano dai 5 ai 10 giorni.
comunque meno di 5 a mio avviso è possibile arrivarci testato io personalmente. Allora, in sé l'orologio mi piace, i materiali sono molto buoni, lo indosso giorno e notte, appunto da 3 settimane non mi ha dato fastidio, riceve le notifiche, possiamo mettere giù le telefonate, insomma vediamo. Da un certo punto di vista lo preferisco di molto alle Mi Band perché io sono un po' orbo, ma comunque le dimensioni di questo schermo sono sicuramente da preferire a quelle della Mi Band, che è molto stretto e se ricevete un messaggio vedete una parola a capo, una parola a capo. Qui insomma le cose sono ben diverse e se ricevete una mail o un WhatsApp riuscite a leggerlo abbastanza agevolmente perché lo schermo è appunto più grande. E insomma devo dirvi che i materiali mi piacciono, in sé l'orologio mi è piaciuto, secondo me l'unica pecca che ha questo orologio è che devono un po' migliorare l'ottimizzazione del software integrato perché come avete visto è un po' impastato, è un po' lento, non è performante come ci si aspetterebbe. Devo dire insomma non è un orologio da 100 euro, costa meno di 50 euro, quindi insomma è poco di più di una delle band cinesi che si trovano in giro, no brand. Qui avete un marchio dietro, degli ottimi materiali e un'applicazione robusta in accoppiata. Ovvio che se riuscissero a sistemare questi problemini del software sarebbe ancora meglio. Insomma questa è la mia opinione su questo Redmi Watch 2 Lite. Se dovessi dare un voto da 1 a 10 a questo orologio darei un 7, 7 e mezzo, con però del margine di miglioramento se sistemano appunto il software interno. Adatto a chi fa sport in modo amatoriale e non si vuole portare via il telefono per la misurazione, il monitoraggio delle attività che fa. Come vedete mi arrivano le notifiche in questo tipo, ma dove eravamo non lo so cosa intenda mia moglie quando mi scrive queste cose. Comunque la recensione è finita, se avete delle domande scrivetemi pure sotto che vi posso rispondere bene perché l'ho provato a lungo questo orologio. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, anche a quello Telegram, trovate tutti i link e anche il link e il coupon sconto per questo orologio sotto in descrizione. Ciao a tutti, alla prossima!